Picciolina, alias Ilona Staller, come naufraga dell'Isola dei Famosi, sta facendo conoscere di sé degli aspetti della sua personalità inediti, quali la schiettezza, la spontaneità e la sua irriverenza, dimostrando di volersi staccare dopo tanti anni dall'etichetta di diva internazionale di film per adulti. La vita di Cicciolina è stata costellata da momenti difficili e turbolenti. Suo padre ha abbandonato la famiglia quando lei era piccola. Da giovane è stata assoldata come spia dai servizi segreti ungheresi. Ha affrontato diversi procedimenti legali, tra cui quelli contro l'ex marito Jeff Koons, sposato nel 1991. Il matrimonio con lo scultore d'avanguardia statunitense terminò dopo 2 anni dalle nozze ed una volta trasferitasi negli Stati Uniti. Ilona Staller intraprese una battaglia legale contro il suo ex per l'affidamento del figlio Ludwig, che ottenne come stabilito dal tribunale italiano. Ma allo stesso tempo Cicciolina si vide condannare a 8 mesi di reclusione per aver rapito il figlio, trasferendosi in Italia portandolo via dagli Stati Uniti. Un caso processuale di cui si parlò molto in quanto l'ex pornodiva fu implicata in una causa di diritto penale internazionale dalla quale risultò assolta dalle cause intentate contro di lei da Jeff Koons. Quella scabrosa vicenda ha lasciato delle pendenze penali sulla naufraga della 16ª edizione dell'Isola dei Famosi. Rischia infatti di finire in carcere come svelato dal suo avvocato, nel corso di una recente intervista per il magazine Nuovo. L'avvocato che da anni cura le questioni legali della Staller ha evocato così il processo che ha visto coinvolta la sua assistita qualche anno fa e che le è costata l'accusa di aver rapito il figlio, da cui poi è stata assolta. Anche se su di lei è rimasta una pendenza, non può andare a New York altrimenti rischierebbe di finire in carcere. Purtroppo non è mai stato revocato l'ordine di arresto cautelare, nonostante la sentenza passata in giudicato abbia pienamente assolto Ilona. Questa la rivelazione fatta dal suo avvocato, che ha rivelato inoltre di avere con Ilona Staller un rapporto basato su stima ed affetto, come Ilona Staller ha abbandonato il suo personaggio ed è stata veramente se stessa, come sta capitando anche in questo reality.